Ciao a tutti, io sono Samuele Mai del Team Arceddu di Firenze e questo è un piccolo circuito che vi voglio far vedere adatto a tutti i livelli, sia agli agonisti che ad amatori. È un circuito che si può fare anche in compagnia dei nostri compagni di quarantena, che possono essere familiari, le nostre morose oppure amici. Allora, iniziamo con un piccolo riscaldamento di 10 minuti aerobico, scaldando bene i muscoli, e poi andiamo a lavorare sulla parte di forza a corpo libero. Andiamo a lavorare sui 3 minuti a ripresa, 20 secondi di lavoro e 10 di recupero. Iniziamo con la parte superiore con le braccia e quindi passiamo a ripetere 3 esercizi. Quali sono? Il primo è il push-up, 20 secondi di push-up. Cambio, recupero 10 secondi. Ok, una volta che ho recuperato con il nostro timer, aspetto il via e vado a lavorare adesso in isometria. Quindi 20 secondi in isometria. Ok, una volta fatti i nostri 20 secondi in isometria, andrò a lavorare un po' sull'esplosività del gesto. Quindi farò il push-up con un piccolo balzo, in base anche alle vostre capacità. Se non riuscite, anche un push-up normale va benissimo, alternando il lavoro isometrico e il lavoro, diciamo, normale. Quindi, seguendo il circuito, ora faccio la parte esplosiva. Quindi faccio un push-up con un balzo. O così, o con un bel applauso per chi ci riesce. Lo faccio per 2 giri, 3 minuti di lavoro, recupero 1 minuto. E riparto. Una volta fatto 2 giri di questo, posso andare a lavorare sulle gambe, quindi con uno squat normale, 20 secondi di squat, recupero e poi vado a lavorare sull'isometria, quindi 20 secondi in isometria sulle gambe, ok? Una volta fatto anche questo, vado a fare l'esplosività, quindi lo squat con un piccolo balzo, ok? Quindi squat, balzo, tutto così. 3 minuti di lavoro, così. 20 secondi di lavoro e 10 di recupero, per 3 minuti totali. Una volta fatto anche questo, andrò a fare la parte addominale, quindi lavorerò diversamente rispetto ai 2 precedenti giri. Quindi saranno 20 secondi di addominali liberi. Come volete voi, scegliete voi. 20 secondi di lavoro, 10 di recupero. E faccio uno normale e uno lo posso fare in isometria, quindi così. Ok? Così facendo per 20 secondi e 10 di recupero. 3 minuti totali. Una volta che ho finito, faccio un bello stretching, una bella doccia e posso continuare la mia quarantena. Ciao a tutti.